Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto. Così su Twitter il capo politico M5S Luigi Di Maio risponde al leader della Lega Matteo Salvini. Di Maio, su Twitter, risponde ad un vecchio post del 2012 del leader della Lega in cui Salvini scriveva: nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi. No a possibili assi tra Carroccio e il Cavaliere. La nostra gente non ne vuol sapere di un ritorno in campo di Berlusconi. Basta, basta per sempre. Salvini. Fino all'ultimo proviamo a mettere insieme un governo, ma per evitare che il Parlamento risulti un soprammobile, offro a tutte le forze politiche di far lavorare almeno le commissioni parlamentari. Si può iniziare da domani perché ci sono tanti dossier importanti ancora aperti. Lo dico a Di Maio, a Renzi, a Grasso e a tutti. Aveva detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita ad Euroflora. Punto. Non è uno scambio di poltrone, ma la dimostrazione della volontà della Lega di cominciare a lavorare. Spero che le altre forze accettino la proposta, ha detto Salvini. Punto. Dopo il Friuli. Questa è una legge elettorale assurda, voluta dal PD e dal centrodestra, che permette a forze che perdono le elezioni, come Forza Italia, di rivendicare una vittoria grazie a coalizioni di comodo. Lo afferma Luigi Di Maio in un video su Facebook. Da una parte abbiamo avuto Salvini che ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile a quelli degli italiani. Io gli ho parlato in maniera sincera. Niente, lui ha scelto Berlusconi che ha bloccato il paese per 20 anni per i suoi interessi personali. È una cosa per me incomprensibile, uno che ha fatto la legge Fornero, ha creato Equitalia, ha detto ancora. Tutti parlano di inserire un ballottaggio nella legge elettorale, ma il ballottaggio sono le prossime elezioni. Chiude il capo politico del Movimento 5 Stelle, lanciando la richiesta di votare a giugno. Il Movimento 5 Stelle ha intenzione di rivolgersi al capo dello Stato, Sergio Mattarella, per chiedere di andare di nuovo a votare. La richiesta, annunciata oggi da Luigi Di Maio, è una cosa seria, viene spiegato, e se Matteo Salvini, segretario della Lega, non la appoggerà, vuol dire che quello che sta portando avanti è un gioco poco lineare. È evidente che i partiti resistono con tutte le forze per mantenere i loro sporchi interessi, ha detto Di Maio. Per me non c'è altra soluzione. Bisogna tornare al voto il primo possibile, ha aggiunto. A Salvini dico: andiamo insieme a chiedere di andare a votare a giugno, conclude Di Maio. Salvini. Dopo i molisani, anche donne e uomini del Friuli Venezia Giulia ringraziano il PD per l'egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio e compagni. Grazie. Andiamo a governare, io sono pronto. Lo scrive su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini, postando una foto con un 2 di picche infilato nella sabbia.